Dio Signore Gesù, tu ci hai salvati, tu sei il Salvatore nostro di tutti gli uomini. O Signore Gesù, tu ci hai guariti dalle nostre infermità e continui a guarirci. O Signore Gesù, tu ci hai liberati dalla morsa del nemico, dai lacci, dai legami del nemico. Ed è per questo che ti ringraziamo. O Gesù, tu ci hai abbracciato e continui ad abbracciarci. Stendi una mano dalla croce, dove sei crocifisso, e con l'altra ti abbracci, come abbracciasti Francesco. Tu, o Gesù, sempre sei lo stesso. Ci perdoni sempre tutti i nostri peccati. Noi continuiamo a crocifiggerti e tu ci perdoni sempre. Noi siamo i tuoi perdonati. Ed è per questo che noi cantiamo l'alleluia, perché il nostro peccato è perdonato, perché le nostre infermità sono guarite, perché le nostre catene sono state sciolte, perché tu sei il nostro Redentore e Salvatore. Alleluia. Alleluia. Signore Gesù, tu ci porgi la tua mano, tu ci stringi la mano, tu ci sollevi dalla fossa, perché tu sei il Signore. Proprio questa immagine, tu sei sulla croce, sei vivo sulla croce, ma stacchi una mano dalla croce e ce la porgi. Ce la porgi perché vuoi dirci che ci sollevi a te e per la tua croce noi siamo salvati. O Signore Gesù, che pendi sempre sulla croce davanti ai nostri occhi. O Signore Gesù, che muore e che risorgi continuamente per noi. Noi ci lasciamo abbracciare da te, sollevare da te. O Signore, abbracciaci questa sera, sollevaci a te questa sera. Facci bere il tuo sangue prezioso che rigenera ogni vivente. Abbiamo bisogno del tuo sangue per rivivere. Lode e gloria a te, Signore. Colui che hanno trafitto Gesù sulla croce, noi guardiamo a te trafitto sulla croce. Dice il tuo apostolo Paolo: ancora voi crocifiggete Gesù con i vostri peccati, ancora crocifiggete il Re della gloria con i vostri peccati. O Gesù, noi ti crocifiggiamo ogni giorno con i nostri peccati, rinnoviamo il mistero della croce. Ogni volta che facciamo male al nostro fratello, crocifiggiamo te. Ogni volta che lediamo i tuoi comandamenti, crocifiggiamo te. Tu continuamente muori sulla croce per i nostri peccati. Il tuo mistero della redenzione è perenne, come perenne è quello della resurrezione. Tu morte risorgi. O Gesù, noi ti ringraziamo perché ci hai trasportato dalle tenebre alla luce, ti hai trasportato dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te, lode, Signore. Gloria a te. E adesso, fratelli e sorelle, continuiamo così la nostra conversazione con Gesù, il nostro stare qui con Gesù, però compresi della presenza viva di Gesù. Gesù nell'ostia è una persona vivente, è uno che ci vede e ci sente in questo momento, è una persona come noi e che è adombrata, velata dalle specie dell'ostia, ma è persona vivissima, più di noi, ci vede, ci sente. È detto nell'Apocalisse: io sono morto e sono vivo. Ecco, adesso io vivo,
ero morto e adesso vivo. Gesù, tu sei qui il vivente, fa che noi ti trattiamo come il vivente, come una persona che ci vede, ci ascolta, ci sente, sa tutto di noi, ci percepisce. Fratelli e sorelle, proprio così Gesù vede ciascuno di noi, vede quello che abbiamo dentro il cuore, se pensiamo bene, se non pensiamo bene, se abbiamo astio, rancore, amore verso Lui, verso i parenti, verso gli amici, verso gli altri. Sa se abbiamo pensieri buoni o pensieri cattivi. Sa se abbiamo peccati dentro il cuore o se non ne abbiamo. Sa tutto di noi. Egli ci guarda. Noi non vediamo nulla di Lui. Vediamo le specie, il velo, l'ostia, ma Lui no. Lui vede tutto, sa tutto di noi. E in questo momento ci squadra, uno per uno, con amore. E ci dice, guardate a me, io sono la vostra salvezza. E allora, fratelli e sorelle, acquenda la nostra fede in Lui, che è qui presente, ci guarda, ci sente. Diamo testimonianza a Lui, dall'intimo del cuore, diamo lode al Padre, che lo ha inviato in mezzo a noi, per quello che ha detto, che ha fatto per noi. Tutti abbiamo ricevuto qualche cosa da Lui. Sentiamo il bisogno di dirgli almeno grazie, Signore, di quello che hai fatto. E qualcuno che vuole ringraziare il Signore per quello che ha ricevuto, venga qua e lo ringrazi personalmente. Pensiamo a qualche guarigione che il Signore sta facendo. Signore sta toccando il fegato ingrossato di una persona, è dolorante, la persona sente come un colpo al fegato, è il Signore che tocca. Signore sta toccando la gola di una persona, sta toccando anche il cuore malmenato di una persona, il Signore sta toccando le ovaie di una persona che sono infiammate, la persona si metterà in attività e questa ragazza resterà incinta. E ringraziamo Signore per tante altre grazie che stai facendo in questo momento. Tu stai toccando anche il rene della persona, soprattutto stai liberando una persona ammalata nella colicista, c'è una grossa pietra e tu, non so come, ma tu la stai liberando da questa grossa pietra che porta la colicista. Signore, ti ringraziamo per tutte queste operazioni che stai facendo. Lode e gloria a te, Signore. C'è l'udito di una persona che viene toccata dal Signore, la persona che aveva così un male all'orecchio adesso non se lo sente più e ci ode bene. Se la persona è presente può alzare la mano. Udite, udite. Chi ha sofferto che soffre di udite. Comunque il Signore tocca questo udite. Nessuno ha sentito male all'orecchio in questi giorni, niente, tutti perfetti, sì. Grazie Signore. Signore ti tocca e ti fa star meglio. Avanti. Io voglio... Il seno policistico di una donna viene toccato e guarito. E adesso, fratelli e sorelle, sediamo, perché questa sera vogliamo chiedere al Signore la guarigione interiore. Questa sera chiediamo al Signore di guarirci. Da che cosa? Chiediamo al Signore di guarirci da tutte le sofferenze che noi stessi ci causiamo.
Ecco, noi soffriamo dentro il nostro cuore. La vostra sofferenza è così grave che noi cadiamo in depressione. Alle volte noi siamo amareggiati, siamo tristi. Il nostro cuore è malato, la nostra mente è malata. Abbiamo bisogno di una guarigione interiore. Questa sera preghiamo il Signore di guarirci dai giudizi, dai pregiudizi. Guarirci dai giudizi. Quanto male ci fanno i giudizi farsi che noi facciamo. Crediamo di conoscere la verità, ma non siamo in grado di conoscere tutta la verità. Soltanto Dio conosce la verità. Soltanto Dio conosce le responsabilità di ciascuno. Eppure tante volte noi facciamo dei falsi giudizi sui fatti e sulle persone. E siccome soffriamo a causa di questi giudizi, che sono false, perché non abbiamo la luce necessaria per vedere i fatti come sono, non abbiamo la luce necessaria per vedere le responsabilità delle persone, e allora noi soffriamo. Quante sofferenze interiori, ci ammaliamo proprio per i nostri giudizi, i giudizi falsi. Siamo noi stessi causa delle nostre malattie, delle nostre tristezze, dei nostri affanni, delle nostre depressioni, delle nostre oppressioni, che ci portiamo anche per anni e amareggiano la vita. All'inizio c'è questo giudizio falso che noi facciamo per mancanza di luce o sui fatti o sulle persone. Dobbiamo chiedere al Signore una retta visione della realtà. Tante volte noi non abbiamo una visione corretta della realtà che ci stanno attorno. Uno che ha gli occhiali verdi giura che tutte le cose sono verdi, ma giura. E un altro ha gli occhiali rossi e giura che tutte le cose sono rosse. Chi ha ragione? Nell'uno, nell'altro. Perché? Perché tu vedi verde, perché hai gli occhiali verdi. Tu vedi il rosso, perché hai gli occhiali rossi. Se Dio ci toglie gli occhiali, noi vedremo ciò che è rosso, ciò che è verde, ciò che è giallo, ciò che è bianco, ciò che è nero. Tante volte colpe non ne abbiamo, perché siamo proprio così. Però le conseguenze le subiamo dentro il nostro cuore. Vediamo le cose rosse, quando non sono rosse. Le giudichiamo verdi, quando non sono verdi. Ci manca la luce giusta. E allora chiediamo al Signore di darci la sua luce per giudicare i fatti, per vedere chiaramente nei fatti e non affliggerci, non stare tristi, non restare feriti, non essere oppressi. Quante volte noi giudichiamo falsamente i fatti, le circostanze, per mancanza di luce vera, e restiamo malati per anni e anni. Siamo malati, non diciamo per colpa dei fatti, ma per colpa di una non retta visione, di una visuale non giusta, perché i nostri occhi non sono limpidi, non sono puri. E allora senza che noi ce ne vediamo, senza colpa nostra,
vediamo diversamente le cose che in realtà sono diverse davanti a Dio e sono diverse davanti agli altri uomini, ma noi soffriamo. E allora dobbiamo chiedere al Signore la guarigione dei falsi giudizi. E chiediamo perciò al Signore la luce per vedere i fatti, le cose, nella giusta luce, in modo da uscire dalle nostre malattie interiori, dalle nostre depressioni, dalle nostre ansie, dalle nostre angustie. Quante in realtà, quante persone sono malate per farsi giudizi sulle cose. Ci possiamo incappare tutti. Chissà quanti di noi non sono incappati in falsi giudizi. E non possiamo dire io vedo sempre bene, io ho sempre la verità. Non dobbiamo avere questa presunzione di vederci sempre bene, di avere sempre la verità nei nostri occhi e nel nostro cuore. Possiamo anche non vedere. La nostra vista può essere storpiata e vedere il male dove c'è il bene e vedere il bene dove c'è il male, perché siamo fatti così. E siccome possiamo essere anche giusti, buoni, ci rattristiamo, ci ammariamo, chiediamo al Signore di non soffrire, di non essere ammalati per i nostri falsi giudizi in cui siamo incappati su cose e su fatti oggettivi. C'è poi un'altra branca di malattia che dipendono dai pregiudizi. Pregiudizi. Cos'è un pregiudizio? Quando noi giudichiamo e condanniamo una persona. Questa generalizzazione. Io ho visto un male una volta e allora generalizzo. Una persona ha fatto male una prima, una seconda volta e allora quando opera fa sempre male. Quella persona davanti ai miei occhi è già è stata giudicata, può fare mille cose buone, ma tutto io vedo nell'ottica in cui l'ho vista una volta. Noi così siamo dei pregiudicati, cioè abbiamo dei pregiudizi sulle persone, già le abbiamo giudicate le persone e possiamo anche soffrirne, perché quelle persone ci possono essere anche care, ma noi le abbiamo già giudicate. Se una persona ti ha detto una bugia una prima, una seconda volta, tu penserai che sempre ti dirà bugia. Qualunque verità questa persona ti potrà dire, questa mi dice menzogna e ne soffre. È un pregiudizio. Quando poi si passa a un'altra fase più brutta, la terza fase psicologica, dalla generalizzazione si passa a una giustificazione del nostro giudizio. Tu vedi cose buone e allora giudichi il bene anche male. Ecco, questa persona ha fatto questo, è una cosa buona, ma l'ha fatto per questo, perché ormai il mio giudizio è radicato, cioè vedo le cose buone, le vedo male. Tu puoi fare un qualunque miracolo, lo vedi male quel miracolo. Chissà perché ha fatto quel miracolo, l'ha fatto per male, come facevano i farisei con Gesù. Ecco, tutto giudicavano male. Qui invece noi parliamo non di farisei o sadducei,
ma parliamo di noi. Alle volte noi amiamo le persone, papà, mamma, fratelli, sorelle, però abbiamo i pregiudizi su di loro. O radicalizziamo tutto nel male e vediamo tutto male. Una figlia vede tutto male in sua madre. Qualunque cosa ti fa tua madre è sempre male, e anche quando ti fa il bene, sa che scopo ha avuto per farti il bene. Sono i giudizi che noi facciamo prima, per cui non è più un'azione che io giudichiamo, ma giudichiamo la persona, e la giudichiamo sempre male. Qualunque cosa faccia è sempre male. Ci sono diversi stadi in questi pregiudizi, ma questa ultima è la radicalizzazione. Dopo la generalizzazione è un male per la persona, perché la persona ormai è fissata. È fissata e giudicherà sempre male qualunque bene che una persona ti dirà o ti farà. E siccome la persona vuole bene, una madre vuole bene la figlia vuole bene la madre, il fratello vuole bene il fratello o la sorella, questo ti fa soffrire. Ma perché tu soffri? Perché hai il pregiudizio, hai generalizzato, oppure hai radicalizzato. Dobbiamo chiedere al Signore la guarigione interiore, che non è facile. La guarigione interiore dei pregiudizi, soprattutto quando sono generalizzati, ed è molto più difficile quando sono radicalizzati, per cui interpretiamo in chiave negativa tutto il bene che noi vediamo in una persona. Per cui quando ci sono delle relazioni di sangue, relazioni di amicizia, relazioni di fraternità, noi soffriamo terribilmente per i nostri pregiudizi, quando sono generalizzate e radicalizzate. Il Signore deve guarirci dai pregiudizi, dalle generalizzazioni e dalla radicalizzazione. E allora cosa dobbiamo chiedere al Signore? La verità, la luce della verità. La verità è possesso di Dio, e nessuno deve presumere di possedere in proprio la verità. Spesso quando noi diciamo di non sbagliare mai, di avere la verità, generalmente sbagliamo. Abbiamo gli occhiali verdi o gli occhiali gialli o gli occhiali rossi. Possiamo anche giurare che una cosa bianca e rossa, lo possiamo giurare, ma non è così. Siamo convinti che è così perché abbiamo gli occhiali. Chiediamo al Signore di liberarci dagli occhiali e di darci la sua luce. Diceva Gesù: se il tuo occhio è puro, tutto il tuo essere è puro, ma se il tuo occhio è cattivo, quanta tenebra in tutto il tuo corpo. Proprio alludeva a questo. Chiediamo al Signore la luce della verità, e così nella luce della verità cadranno tanti giudizi e tanti pregiudizi sulle persone. E impariamo da Lui a non giudicare nessuno, ecco il terzo punto. Tante volte noi giudichiamo, siamo facili a giudizio. Il Vangelo e l'Apostolo sempre ci mettono in guardia contro il giudizio. Lo diceva Gesù: non siamo nei giudizi falsi, e neanche siamo nei pregiudizi, ma siamo nel giudizio vero e proprio. Non puoi giudicare il fratello. Perché? Perché tu usurpi il potere di Dio. A me l'ira, a me la vendetta. Non giudicare nessuno,
non volevi giudicare il tuo prossimo, perché non ti appartiene. Quando parliamo di giudizio, è il giudizio sulle persone, che è giudizio di condanna. Non puoi condannare nessuno, perché appartiene a Dio condannare, appartiene a Dio giudicare. Puoi giudicare un fatto, puoi giudicare una circostanza, puoi giudicare una cosa, ma non puoi giudicare una persona. Sulle persone il giudizio è di Dio. Parliamo dei giudizi privati, non parliamo del giudizio pubblico, quella è un'altra cosa. Comunque il Signore ci avverte di non giudicare, di non condannare nessuno, di rimettere a Lui il giudizio. Due cose noi rubiamo a Dio: la gloria, quando ci appropriamo di ciò che è di Dio, o quando rubiamo il giudizio che appartiene a Dio. Quando giudichiamo diciamo al Signore: levati tu dal tuo trono, mi ci metto io, giudico io, e facciamo giudizi di condanna, senza poi avere gli elementi in mano del giudizio. Possiamo avere alcuni elementi oggettivi, ma gli elementi soggettivi che riconosce solo Lui, il Signore. Non sappiamo il grado di responsabilità, il grado di luce che aveva la persona, il potenziale di grazia che aveva quella persona. Tu non sei caduto in peccato perché hai avuto la grazia efficace di Dio. L'altro è caduto in peccato perché non ha avuto la grazia efficace di Dio. Soltanto Dio può giudicare, perché senza l'aiuto di Dio in quanti mali noi cadiamo. Per cui non siamo in grado di giudicare mancando a noi gli elementi soggettivi che hanno un grande valore nelle responsabilità. Per cui dobbiamo, come dice il Vangelo, come dice l'Apostolo, dobbiamo ad ogni costo evitare il giudizio. A me il giudizio, a voi l'amore. Rimettiamo i giudizi a Dio, perché non siamo in grado di giudicare. E poi l'amore ci porta a questo, a non giudicare. Perdoniamo piuttosto, perché questo ci è stato comandato. Non giudicate, ma perdonate. E allora questa sera chiediamo al Signore queste tre guarigioni. La guarigione dai giudizi falsi sulle cose e sui fatti, la guarigione dei pregiudizi sulle persone, la guarigione da giudizi di condanna in cui noi spesso cadiamo. E chiediamo al Signore luce per la mente e amore per il cuore, perché noi giudichiamo falsamente quando non abbiamo luce sufficiente, oppure giudichiamo con giudizio di condanna quando non abbiamo l'amore nel cuore. E invochiamo l'aiuto della Madonna, la Madre nostra, la quale non giudicò mai nessuno, perché era santa. In genere, quanto più uno giudica con giudizio di condanna, tanto più è cattivo. I giudizi più severi contro la Chiesa vengono da coloro che sono atei, che sono lontani dalla Chiesa. I giudizi su Dio vengono dai bestemmiatori, da coloro che non hanno fede oppure non hanno timor di Dio. Tutto mettono contro Dio. Per cui ecco che il giudizio è sempre falso, quando il giudizio procede da un cuore esacerbato, da un cuore cattivo. Noi chiediamo al Signore la guarigione anche dal cuore in questo settore. Guarigione della mente e guarigione del cuore. Adesso ci alziamo e invochiamo la luce della verità e l'amore misericordioso del Signore. O Signore Gesù, luce di verità, illumina la mia mente. O Gesù, amore misericordioso, scendi nel mio cuore.
O Signore, Tu solo mi scruti e mi conosci. Tu solo sai quello che è dentro di me. Io non so nulla. O Gesù, perdona il mio peccato. Perdona i miei falsi giudizi sui fatti, sulle cose. Perdona i miei pregiudizi. Liberami da ogni forma di generalizzazione, ogni forma di radicalizzazione. Liberami da tutti i pregiudizi sulle persone. O Gesù, liberami, scansami dal giudizio sulle persone, sui fratelli, sulle sorelle. Tu mi hai comandato di amare, non mi hai mandato a giudicare. O Gesù, guariscimi questa sera, guariscimi da tutte le mie ferite, da tutte le mie infermità, a causa dei falsi giudizi, pregiudizi o giudizi di condanna. Guarisci la mia mente, guarisci il mio cuore, guarisci il mio spirito, liberami da ogni sofferenza, oh Signore. Io ti chiedo, Signore, la guarigione interiore, la guarigione della mente, la guarigione del cuore. Guarisci, mio Signore Gesù. Ai piedi di Gesù, ai piedi del crocifisso adesso, ai tuoi piedi. Signore, la radice di tutti questi mali interiori è il peccato che è dentro di me, il peccato che ho operando in me. Signore, e questa è la radice profonda delle false idee, dei falsi giudizi, dei giudizi di condanna, è il mio peccato che è dentro di me e che io cerco di nascondere a me stesso. È il peccato che opera in me senza che io me ne avveda. Il giusto non giudica. Colui che è nella verità, perché ormai è nella gloria, non giudica, ha giudizi veri, non ha pregiudizi, non condanna. O Signore, io faccio giudizi falsi, ho pregiudizi, faccio giudizi di condanna, perché è il mio peccato che mi porta a fare questo, il mio peccato radicale, quello che è più profondo in me, quelli che cerco di coprire, che non voglio ammettere. Signore, sradica di me il peccato, giustificami, Signore, rettifica la mia vista, rettifica il mio cuore, rettifica la mia immaginazione storpiata, rettificami, Signore, fa che il mio peccato non mi seduca, non mi porti fuori strada, fa, oh Signore, che io innesti dentro di me l'amore per te, l'amore per il prossimo, l'amore vero per me, in modo che io sia sempre nella luce della verità e nella fiamma dell'amore. Signore, cancelli il mio peccato, sradica il mio peccato interiore, perché è questo peccato interiore che opera dentro di me. Liberami, Signore, dal mio peccato. Adesso porteremo Gesù in processione e chiediamo la grande medicina, l'unica medicina, che è l'amore. L'amore risana, l'amore ridà la vista, l'amore risana la mente, il cuore, risana l'uomo dall'intimo, dal profondo. Chiediamo l'amore al Signore e saremo risanati interiormente.